questo carisma, io parlo tanto di amore, ma è stato un carisma di luce. Mi ha fatto vedere, in un momento importante della nostra vita, all'inizio, era la festa di Cristo Re, mi ricordo, e c'era scritto nella messa, chiedete, vi darò in eredità tutte le genti. Ricordo che noi sentivamo già, io dicevo alle mie compagne, arriveremo in tutto il mondo, e adesso ci siamo, e abbiamo pregato lì, insieme, di poter essere strumenti per portare questo spirito d'amore e di luce in tutto il mondo. E sopra il mio pensare sei come sistemata una luce, come, che era un po' il mio pensare, un po' il pensare di un altro. Ma è stata una cosa così leggera il passaggio, non è che Dio ti schianta, perché la grazia eleva la natura, non la distrugge. Perciò anche tutto quello che c'era di preparato in me è servito e la grazia l'ha elevato. Non è che ho preso spavento, no. Normalmente mi dicono qualche volta, chissà che responsabilità, non sento nessuna responsabilità perché le ha lui. Adesso sai, tutta luce. Dio mi guida, sono guidata da Lui, da questo carisma, che è un dono dello Spirito Santo. Io vedo e dico e comunico e poi si realizza, ma non è merito mio, è merito che Dio mi ha preso come strumento, è Lui che sceglie. Noi dovevamo realizzare quella preghiera che Gesù dice che tutti siano una cosa sola, che tutti siano una famiglia, che tutti siano. E si sta realizzando. Naturalmente quando io sarò nell'altra vita, gli altri porteranno avanti. Se dovessi lasciare in testamento un'eredità, lascerei a tutti Gesù in mezzo. Amatevi a vicenda come Gesù ci ha amati, siate pronti a morire l'uno per l'altro, siate una famiglia. Questo direi, basta, è tutto qua.